Siamo di nuovo qui col secondo talk della serata, questa volta in presenza, quindi siamo al Crunch Lab materialmente. Il secondo talk di questa sera riguarda LoRa, quindi LoRaWAN, e sostanzialmente è un'introduzione al protocollo e comunque a questa tecnologia. Il relatore è Fabrizio Vendramin, che è un docente dell' ITIS Volterra, quindi San Donà di Piave, e recentemente è anche collaboratore di un progetto che vedete qui, si chiama VOID, Veneto Orientale Innovation District. Quindi Fabrizio, ti cedo la parola per questa breve presentazione su LoRa. Grazie mille. Sarà una breve presentazione che Sebastiano mi ha chiesto per questa serata, quindi sono circa 20 minuti, poi penso ci sia un breve spazio per eventuali domande. Non è tanto una presentazione della tecnologia LoRa, perché ovviamente è già conosciuta, ma più che altro per quello che potrebbe essere interessante per il nostro territorio e poi tutto quello che facciamo noi personalmente come gruppo Void. A me è stata affidata una direttrice da Sebastiano e collaboro con altri tre, diciamo, esperti, sia sul discorso LoRa che anche su altri discorsi similari che riguardano la domotica, diciamo, avanzata. LoRa significherebbe long range, quindi si tratta di una metodologia di trasmissione di dati a lunga distanza. E quindi la domanda che sono già spontanea è: beh, che novità c'è? La novità è che la tecnologia LoRa utilizza delle potenze bassissime, ma è questo l'aspetto più rivoluzionario. Quindi trasmettere dati attraverso le onde radio, però utilizzando potenze bassissime. E poi vediamo questo cosa va a implicare. Innanzitutto, diciamo quelli che possono essere dei casi di studio, cioè a cosa può servire nel mondo reale. Si parla di smart world. Qui ho trovato una, secondo me, bellissima immagine. Mostra una città ideale. Questa potrebbe essere, diciamo, una metropoli, quindi è leggermente diversa così, dai nostri territori, però alcuni aspetti possono essere anche similari a quanto può accadere appunto anche qui nel Basso Piave o comunque nel Veneto orientale. È interessante questa rappresentazione perché vedete alla base c'è una sorta di smartphone o qualcosa di tecnologico, come sta a indicare che la base è una tecnologia. Questa tecnologia permette di andare a controllare tutta una serie di situazioni che possiamo avere in una metropoli o comunque anche nel countryside, diciamo, no? O anche in territori vicino al mare. Ora mi spiace un po' perché ecco qui, almeno per chi può vedere la presentazione, diciamo, proiettata è anche più grande. Quali possono essere le applicazioni? Una, per esempio, vedete, waste management. Quante volte magari andiamo nei parchi e vediamo che ci sono cestini completamente stracolmi, no? Di immondizia e nessuno va a svuotarli? Ecco, un sistema può essere quello di avere una sensoristica che dice i cestini sono pieni qui, o sono quasi pieni, quindi avvertiamo la centrale che in quel determinato posto c'è quel determinato cestino che deve essere svuotato. Anche sembra una cosa da poco, ma può essere rivoluzionario. Lo stesso dicasi invece per magari dei contenitori di rifiuti che siano magari molto più grandi o anche più pericolosi. Un altro esempio tipico che già viene implementato, anche in città non tanto lontane dalla nostra, qui a San Donà, è lo smart parking. Quindi io con questa tecnologia posso avere dei sensori direttamente impiantati sul terreno, ogni parcheggio avrà il suo sensore. E quindi io so esattamente se in un certo momento il posto è libero o il posto è occupato. Quindi non solo magari se trovo un parcheggio libero, dove posso quindi andare a parcheggiare la mia automobile,
non solo sapere quant'è il numero dei parcheggi, ma potrei avere anche un'indicazione esatta, precisa di dov'è quel parcheggio libero, oppure se ce ne sono molti, un veicolo magari comandato, no, da un'intelligenza artificiale potrebbe addirittura andare a parcheggiare nel parcheggio più vicino, oppure magari fra quelli liberi, quello più vicino a dove poi io scenderò e andrò a recarmi nel posto che mi interessa. Mi capite? Le questioni possono essere anche molto complesse. Un'altra questione che vedete magari più, diciamo, verso il centro e a destra, c'è un'automobile che sta attraversando un ponte. Purtroppo qui sappiamo benissimo cos'è successo con la tragedia del ponte Morandi. È molto importante avere una sensoristica che vada a controllare, a monitorare lo stato di salute dei ponti. E secondo me ce ne sarà sempre più bisogno. Anche questo tipo di sensore può essere, diciamo, collegato a questa metodologia LoRa di trasmissione. E avanti così. Un altro esempio che purtroppo anch'esso è diventato drammatico molto recentemente, gli incendi. Io posso mettere una serie di sensori sparsi anche in un territorio molto molto grande e che mi, diciamo, permettono di controllare lo sviluppo di fuochi anche in tempi molto brevi e quindi poter andare direttamente nell'area interessata e andare a spegnere l'incendio o comunque a cercare di fare un intervento. E così via, insomma. Un altro esempio che mi viene in mente, Jesolo, no? Sappiamo che c'è anche tutto un territorio dedicato al golf. Andare a irrigare in maniera intelligente un campo da golf può essere molto produttivo perché posso riuscire a utilizzare una minore acqua possibile, quindi evitare gli sprechi d'acqua. In poche parole, posso avere una sensoristica che va a vedere l'umidità del terreno e da lì con una serie di calcoli capire se è il caso di bagnare ulteriormente il terreno oppure se c'è già troppa acqua e così via. Quindi l'ottica può essere anche quella di attuare un risparmio di risorse di base come può essere l'acqua e così via. Adesso non mi dilungo troppo, comunque eventualmente poi questa è solo la presentazione di un lavoro più ampio che faremo, quindi poi Sebastiano, insomma, il nostro ospite, vi farà vedere poi queste slide. Tutto andrà su GitHub, quindi è un lavoro che si svilupperà nel tempo, anche comunque con soluzioni tecnologiche di prototipi, hardware e software. Comunque questo è solo l'inizio. Mi sposto un attimo per cercare di capire quella che è la nostra declinazione, cioè quello che in realtà Sebastiano mi diceva che voleva attuare, e quindi abbiamo fatto una serie di riunioni di studi per poter partire, cioè a cosa veramente può servire l'ora nel nostro territorio, perché alla fine noi abbiamo un mandato nel Veneto orientale, scusate. Gli aspetti sono, diciamo, legati ai dati ambientali. Quindi una cosa che era molto interessante era andare a studiare i dati ambientali, dove per ambiente si può intendere l'ambiente sia naturale che artificiale. Quindi il nostro problema era raccogliere dei dati ambientali naturali e artificiali nel nostro territorio, cioè il nostro territorio ci fornisce questi dati, ci dà, diciamo, queste opportunità. Ogni territorio poi ha le sue peculiarità. Questa rete di sensori poi permette di raccogliere questi dati e dobbiamo però, ecco, questo è importante, avere una fruizione libera. Ci sono delle reti invece che sono proprietarie e quindi questi dati vengono raccolti dalle società e non vengono dati al pubblico. Nel nostro caso invece, dato che la filosofia, insomma, come penso sappiate, anche di questo laboratorio, è quella di essere molto open source, siamo anche molto open sui dati, quindi vogliamo permettere una fruizione che sia libera, via web o via app, quindi anche creando delle app, da parte della cittadinanza oppure delle istituzioni del territorio. Quindi il cittadino vuole avere delle informazioni sul suo territorio a livello di sensoristica, bene, lo potrà fare e nel nostro, diciamo, il nostro sviluppo sarà assolutamente free. Non solo, ma poi tutti i progetti saranno liberi, quindi ognuno potrà poi farli propri e anche modificarli e anche poi presentarli, perché no?
presentare le proprie soluzioni. Cioè, questa è la nostra idea, di creare un network di persone, diciamo, libere e interessate a questi argomenti. Beh, un tipo di dato molto ovvio è il dato meteorologico. Possiamo quindi con questi sensori raccogliere la temperatura, la pressione atmosferica, non so, la direzione e velocità del vento, l'umidità dell'aria, le precipitazioni, vedere la nuvolosità e quindi alla fine fare delle previsioni meteo, però a livello locale, quindi diciamo micro. Sebastiano mi diceva, beh, qui da noi insomma siamo anche famosi per l'agricoltura e ultimamente sta anche esplodendo la viticoltura, c'è un fortissimo ritorno. Anche io personalmente, insomma, in famiglia ho una sorella che si è proprio buttata ultimamente anche sulla viticoltura. Produce prosecco e pinot grigio, tra l'altro, e in queste zone. Agronomici, quindi, per esempio, posso andare a vedere la quantità di ossigeno, di acqua, dei nutrienti, quanta luce arriva in un determinato momento, l'umidità del terreno, e su questo posso attuare degli studi. Quello, diciamo, più ovvio è la viticoltura, viene proprio molto spontaneo. Un'altra sfida che mi ha proposto Sebastiano, ma è più complessa secondo me tecnologicamente parlando, è tutto il mondo dell'idroponica. C'è questa possibilità complessa da studiare. Un'altra cosa è la qualità dell'aria e dell'acqua. E qui, vabbè, tocchiamo dei temi che insomma sono sempre più, come dire, che toccano sempre di più la sensibilità delle persone, no? Ultimamente c'è una grande presa di coscienza di quello che è la problematica ambientale e quindi voglio capire qual è la qualità dell'aria che sto respirando o che respirano i miei figli e lo stesso anche dell'acqua. Ci sono sensori anche ultimamente, ne producono anche di molto molto economici, che permettono una rilevazione per esempio della CO oppure l'ozono, il PM10, il PM2.5 e così via, tutta una serie di inquinanti. Un'idea che ho anch'io ho da tanto tempo, anche perché insomma insegno in una scuola, in un istituto tecnologico, è quella di creare delle centraline di rilevamento, no? di questi inquinanti, ovviamente tramite questa rete e anche con un software adeguato, andare poi eventualmente sia a presentare grafici, ma eventualmente anche a dare un allarme. Chiaramente tutte queste cose sono già attuate a livello istituzionale molto alto, noi vorremmo fare in modo che anche la popolazione, diciamo, più che la popolazione, diciamo, chi è un po' hacker, diciamo, gli piace questo tipo di tecnologie, possa interessarsi. Un'altra proposta era quella di costruire un drone acquatico che quindi naviga e raccoglie i dati per quanto riguarda la qualità soprattutto dell'acqua. Lo studio dei parcheggi, no? Quindi l'utilizzo, nel caso dei parcheggi l'abbiamo già un attimo discusso. Qui volevamo anche creare un'app o un'app vera e propria, una web app da dare poi all'utenza sempre gratuitamente e quindi si possono andare a vedere quali sono le situazioni dei parcheggi nel territorio. Dovremmo prendere un sensore intanto e fare delle prove con quello, no? Quindi, e poi da lì insomma sviluppare una soluzione. Altra cosa interessante è lo studio del traffico per quanto riguarda gli autoveicoli, no? Cioè capire che tipologia di autoveicoli diciamo trafficano nelle nostre zone, in che direzioni e quindi anche in che orari ci sono queste direzioni magari più forti, non so, da San Donà verso fuori o viceversa in certi orari, bisogna un attimo capire, no? Tutto questo può essere attuato con questa tecnologia e ripeto anche con una serie di sensori e di tecnologie alla fine veramente a basso costo, sono molto molto diciamo la portata di tutti. Quello dei contenitori della spazzatura ne avevamo già un attimo parlato, no? Un'idea potrebbe essere quella di fornire un'app agli operatori ecologici, quindi loro direttamente vedono dove devono andare a intervenire. L'ora però non si può sviluppare se non esiste una rete. Infatti è stata appositamente pensata la rete RoRAONE, Wide Area Network,
quindi alla fine anche con questa tecnologia posso crearmi una rete, diciamo, che abbraccia un ambiente, diciamo, urbano, no? Questi dati vengono raccolti tramite una rete di sensori che riguarda quindi l'IoT, l'Internet of Things non è più una cosa nuova, ormai sta prendendo piede sempre di più. Puntualizzo una cosa però, qual è la differenza con altri tipi di reti, per esempio una rete, che ne so, Wi-Fi, una rete gestita in altri modi? A noi interessano dei dati che per loro natura non necessitano di una struttura trasmissiva molto veloce. Perché? Perché andiamo a raccogliere pochi dati, nel senso pochi byte alla fine, e dobbiamo trasmettere questi pochi byte in maniera anche asincrona o anche sincrona a seconda di com'è il problema, però non abbiamo bisogno quindi di un canale trasmissivo particolarmente capace, perché i byte sono pochi, quindi non è questo il problema, che è uno dei grossi problemi che abbiamo per esempio col 5G, per dire. Però vogliamo farlo con territori molto estesi e allo stesso tempo usando potenze molto basse. Capite che sembra una specie di volere la botte piena, la voglia ubriaca e tutto il resto. In realtà con questa tecnologia ci si riesce. Quindi io voglio avere una tecnologia che permette l'invio di questi dati tramite dei nodi che raccolgono le informazioni e che siano a bassissimo consumo energetico. Possibilmente devono essere autoalimentati, magari da una batteria, una piccola cella solare può alimentare una piccola batteria che alimenta questo dispositivo che ha dei consumi bassissimi. Poi magari per chi è qui presente un attimo ve li posso mostrare se non li avete mai visti, insomma. La raccolta dei dati poi avviene attraverso un gateway. Anch'esso è un gateway che è basato sempre sulla stessa tecnologia, ha un consumo già leggermente superiore perché di suo deve essere più, diciamo, potente, deve avere un canale che riesce a raccogliere questi dati, ma comunque con delle antenne studiate appositamente, tutto sommato, anche se la trasmissione che avviene dai nodi verso gateway avviene appunto con delle, diciamo, potenze bassissime, il gateway riesce a raccogliere i dati. Questi dati poi vengono inviati al cloud e qui ci sono varie possibilità, c'è la possibilità di crearsi proprio, diciamo, server, quindi raccogliere i dati privatamente, oppure ci si appoggia a delle strutture già pronte, come sto cercando di fare io adesso. Eventualmente, per chi è interessato, c'è la LoRa Alliance, che è un'alleanza di aziende che ha proprio proposto questo sistema e quindi lo sta sviluppando. Piccolo schemino per così rivedere e puntualizzare quello che abbiamo detto. Vedete, possiamo avere per esempio la possibilità di, o necessità di fare un tracking degli asset, magari di un'automobile, per dire. Altra cosa, ecco, importante sulla sicurezza, il controllo del gas. Cioè, è importantissimo, anche l'altro giorno mi pare che sia venuta giù una palazzina sempre per il gas, insomma è una cosa che succede molto spesso. Beh, noi che siamo vicino a Venezia sappiamo quanto è importante andare a vedere il livello dell'acqua, nel senso del mare, no? Che Mose ci dice qualcosa al riguardo. Altra cosa che non vi ho detto prima, una possibilità invece più per il privato è quello di andare a monitorare le macchine che distribuiscono gli alimenti o le bevande. Anche dove abito io, lì vicino, c'è un'azienda, una piccola azienda, insomma, che distribuisce le vivande, però vedo che queste persone vanno a controllare praticamente ogni sera, arrivano e controllano lo stato delle cose. Si può fare chiaramente anche con un altro tipo di reti, ma con la rete LoRaWAN posso risolvere comunque brillantemente il problema. Vedete che tutti questi nodi vanno, uno schema qui si vede, vanno a inviare questi dati a questi concentrator, sono dei gateway praticamente che raccolgono i dati. Importante è capire che il gateway però poi deve essere collegato, diciamo così, a internet. I dati vengono inviati tramite il protocollo TCP/IP, per esempio, TCP/IP,
a un network server. Noi adesso come network server usiamo un network, diciamo, che è stato istituito da una delle più importanti, insomma, reti che fanno questo lavoro, Ratings Network. C'è anche una nuova, un nuovo aspetto, si chiama The Things Stack, ed è proprio stato pensato per gli hobbyisti, per chi vuole cimentarsi con questa cosa, quindi non è a pagamento. Poi però ci sono anche delle sezioni a pagamento, chiaramente per chi ne fa una professione. C'è un application server, quindi alla fine tutti questi dati devono essere in qualche maniera gestiti, e quindi si può scrivere del software per andare a analizzare i dati. La trasmissione può avvenire però anche al contrario, cioè io, una volta che magari rilevo che c'è per esempio un incendio, col mio dono che mi dice guarda che c'è un incendio, rilevo il software, diciamo, rileva questo, invia delle azioni, quindi al contrario posso avere magari un semplice sistema antincendio che spegne l'incendio, quindi non è solo un discorso di raccolta dei dati, ma si possono anche inviare dei dati a degli attuatori. Quindi il ciclo, diciamo, è completo. Quindi, ecco, come vi dicevo, abbiamo sia sensori che attuatori, c'è questa possibilità. Vi do due nomi, uno è The Things Network, detto brevemente TTN, è una startup olandese che ha raccolto in una campagna di crowdfunding un discreto, diciamo, quantitativo di euro, e quindi ha lanciato questa idea di questa rete libera aperta a tutti. Ripeto, però c'è anche una parte adesso che può essere a pagamento. E un'altra è ChirpStack, che anche se è molto usata, e sono le due che principalmente si contendono, diciamo così, il mercato, l'ora, insomma. Qui come nodi, adesso stiamo utilizzando l'MKR 1310. Ho un collega ingegnere che mi parlava già mesi fa di queste tecnologie, aveva fatto anche lui già delle prove, e lui è qui di San Donà. Utilizzava l'MKR 1300, è basato sulla tecnologia Arduino. Sono delle schede fatte veramente molto bene, quelle che abbiamo preso noi comunque sono fatte, assemblate in Italia, e però usciranno a breve chiaramente i soliti cloni, poi lì bisogna fare una cernita, una valutazione. E oltretutto, comunque, appena volevamo acquistare questo nodo, abbiamo detto va bene, lo facciamo, e in realtà abbiamo scoperto che è già venuta fuori la versione successiva, la 1310 consuma ancora meno. Sono dispositivi che consumano veramente pochissimo. Questa consuma ancora meno e ha la possibilità di avere una memoria interna dove vado a memorizzare dei dati. Quindi, se io trasmetto il mio dato al gateway, però il gateway per un qualche motivo non riesce a leggere i dati, ci possono essere mille motivi, comunque con questa nuova tecnologia posso andare a memorizzare i miei dati, quindi magari un operatore manualmente può a un certo punto andare direttamente sul campo, diciamo, e acquisire questi dati. Quindi abbiamo scelto la versione 1310, primo perché era in offerta e costava anche meno di quella normale, poi perché ha questa particolarità. E, ma adesso attualmente mi pare che viaggiamo su circa 40 euro più o meno al pezzo, e è compresa anche una piccola antennina. Volendo si può mettere invece un'antenna più potente, cioè comunque più grande, se c'è, diciamo, necessità di trasmettere i dati, perché magari in qualche maniera non riescono ad arrivare. Si gioca tutto molto sulle antenne. Ultima cosa, il gateway. Qui il gateway mi è stato gentilmente proposto, diciamo acquistato da Sebastiano. C'erano due possibilità sostanzialmente, o comprare un gateway già pronto, per esempio a San Donà c'è una persona che ha già questo gateway pronto, lo ha attaccato, funzionante, tutto a posto. Altra possibilità che invece abbiamo valutato noi è quella di avere un gateway comunque performante, ma che fosse espandibile, che fosse hackerabile, perché questa è la filosofia, insomma, che
accompagna da sempre l'attività di, adesso lo chiamo Innovation Lab, no? Comunque del Crunch Lab in passato. Abbiamo scelto quindi questa tecnologia, la fabbricazione è cinese, ma comunque non è una cinesata, come dicono i miei studenti, questa è più una cineseria, cioè comunque è fatto abbastanza bene. C'è la possibilità chiaramente di aprirlo, tutto lo chassis in alluminio. Questo ha due prese, da una parte posso inserire questa antennina che viene data in dotazione, un'antenna LoRa, e in fianco, vedete, la davano in più, per cui ho detto vabbè, se c'è la prendiamo, c'è anche un'antenna GPS. La domanda che sorge spontanea è, beh, ma se io ho il gateway, lo installo, so già quelle sono le mie coordinate GPS, cosa mi interessa avere l'antenna, no? In realtà l'antenna potrebbe essere usata perché magari questo gateway può essere portato in giro magari per rilevare, per esempio, come dicevamo prima, la qualità dell'aria, e quindi non occorre ogni volta andare a settare la coordinata GPS. È un qualcosina in più, diciamo. Era già fornito, quindi ho detto vabbè, lo teniamo. C'è il suo piccolo alimentatore, una schedina SD, lì si carica il sistema operativo. In questo caso noi abbiamo optato per Raspberry iOS, scusatemi, OS, e infatti questo modello di gateway all'interno ha un Raspberry Pi 4. E generalmente si può programmarlo in C, oppure nel caso mio io preferisco Python, poi come invece il nodo che abbiamo visto precedentemente, essendo Arduino, generalmente lo programmiamo col C di Arduino. Quindi ci sono anche varie possibilità dal punto di vista della programmazione. E adesso si tratta di fare comunque, andare avanti con gli esperimenti. Mi è stato anche detto che ci sono degli esperti, non so se sono presenti anche questa sera, ma li sentirò volentieri, antennisti, che quindi potrebbero dirci qual è l'antenna migliore poi per poter collegare questo gateway sul soffitto di questa struttura. Perché, ecco, arriviamo al dunque, adesso io l'ho a casa e tira al massimo un chilometro. Ovviamente con l'antenna giusta, messo nella posizione giusta, questa tecnologia può arrivare a 20 km di raggio. Quindi l'idea era quella di metterne una a Sant'Anna, per esempio, e uno dalle parti a Portogruaro, e quindi avere una grossa copertura. In questo modo, con due o tre gateway si attua una copertura molto molto grande. Ultima cosa, ho scelto anche questo gateway perché quando il gateway viene collegato al cloud di The Things Network vuole assolutamente dei gateway che abbiano almeno 8 canali, generalmente sono 8-16, questo ne ha 8. Ci sono anche dei gateway che potete trovare che hanno anche un solo canale, costano molto meno, questo costa circa 200 euro. Potete fare delle prove quindi con molti meno soldi, diciamo, però poi non vengono accettati da The Things Network, perché si dice che bisogna avere almeno 8 canali, insomma, per avere un gateway, insomma, di livello, di classe che sia performante. Va bene, il gateway è qui presente, quindi se magari qualcuno poi è interessato ve lo facciamo un attimo vedere. Io non so se ho sforato i 20 minuti, penso di no, non lo so. Sì, grazie Fabrizio. Intanto abbiamo delle domande dal pubblico, perché adesso è un po' anche la parte delle possibili domande dal pubblico. Allora, un attimo che ti raggiungo. Ecco qua. I sensori hanno un'antenna direzionale o no? Generalmente quelli che stiamo utilizzando adesso hanno un'antenna, diciamo, unidirezionale. Però volendo facilmente, perché è una domanda molto pertinente, no? Posso avere delle antenne direzionali e quindi aumentare la portata e l'efficienza? Sì, questa è una domanda giusta, è importante. Il sistema di trasmissione usa un sistema a spettro espanso? Allora, questo sistema di trasmissione, diciamo che l'antenna che abbiamo noi qui in Europa, no, con EU, viaggia a 868 MHz, però so, la tipologia di trasmissione non me la sono ancora studiata. Sono più un informatico, quindi per me è interessante che funzioni, però questo aspetto è un attimo da vedere.
Un'altra domanda? Io invece volevo dire innanzitutto che a Cesena c'è già uno sviluppo di un bidone dell'immondizia con il sensore per rilevare se è pieno o se è vuoto il bidone dell'immondizia. C'è già qualcuno che l'ha già realizzato. Sì, ma sicuramente, perché poi sono soluzioni, vengono di solito presentate da delle ditte specializzate che quindi hanno già delle soluzioni pronte, perché la tecnologia è nuova. Però ultimamente vedo che appena qualcosa di nuovo appare, modernamente, in pochissimo tempo si va subito in saturazione. Per noi era più che altro importante proporre questi aspetti a un pubblico di hobbisti soprattutto. E poi un'altra domanda invece, nel caso dell'utilizzo per rilevare le auto, e ho visto che c'è un'azienda che si chiama Gavazzi che fa dei cilindri da interrare e tramite la rilevazione ad onde elettromagnetiche rileva se c'è il veicolo sopra. Se fosse interrato il LoRaWAN potrebbe comunque raggiungere, potrebbe funzionare anche interrato qualche centimetro o l'antenna è così poco potente che se lo mettiamo 10 cm sottoterra non arriva più da nessuna parte? Credo che sia così, bisogna fare un attimo di prove, perché poi dipende anche dalla potenza di trasmissione. Comunque quelli che ho visto anch'io, diciamo, vengono più che altro interrati leggermente sul terreno, parliamo di parcheggi quindi. Parliamo di parcheggi, ad esempio, non so, dove c'è la betonella, si arriva facilmente magari a più di 5 centimetri. Ero curioso di sapere se magari avete già provato e se funzionava anche una volta interrato. No, abbiamo idea allo studio di utilizzare un sensore che sia però, diciamo, a livello che sia visivo. Ok, grazie. Abbiamo anche una domanda da Twitch. Adesso vediamo. Maurizio. Frequenze va. Chiedono da Twitch su che frequenze va. Allora, in Europa è 868 MHz, quindi è sub-giga, negli Stati Uniti è leggermente più alta. C'era una versione in Europa precedente a 433 MHz, però noi adesso usiamo l'antennina 868, che è quella che è presente anche in questo rack. C'è proprio anche scritto, bisogna anche stare attenti a comprare l'antenna giusta, perché altrimenti la trasmissione va in panne. Un'ultima semi domanda definita. Sì. Allora, da quello che so, per far passare attraverso gli oggetti dei dati bisogna di una certa frequenza, perché alcune possono essere bloccate da un semplice pezzo di carta, sì, e della potenza. Quindi magari con una frequenza buona e una buona potenza che viene data. Sì. È possibile che passi anche con un paio di centimetri di muro, terra, quello che si vuole. Quindi è da calibrare un po' questa cosa, secondo me. Diciamo che io sto provando a casa, quindi sono dentro la stanza, quindi sono comunque circondato da muri e la trasmissione riesce comunque ad avvenire. Bisogna vedere quanto è affidabile, insomma. Bene, allora non ci sono altre domande, un grosso grazie a Fabrizio Vendramin per aver condiviso la tua esperienza e conoscenza su questo tema. Grazie a voi.